Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di M-Dynamic EQ, che è un equalizzatore dinamico di Melda Production. È completamente gratuito fino al 16 luglio. Infatti vi avevo già avvisato sulle mie pagine social che questo plugin è totalmente gratuito, potete scaricarlo dalla pagina di Melda Production, ovviamente fino al 16 luglio, poi tornerà a prezzo pieno. Quindi affrettatevi perché è molto interessante. Siccome ci sono già parecchi tutorial in giro su questo plugin, ho pensato però di fare un video su una funzione un po' più particolare e interessante. Comunque vedremo anche velocemente come funziona, andiamo a vedere. Plugin molto interessante perché innanzitutto è un equalizzatore dinamico che possiamo sfruttare in varie occasioni, ma anche perché Melda Production nei suoi plugin mette sempre delle potenzialità, caratteristiche, funzionalità che difficilmente si trovano in altre marche e spesso sono molto caratteristici perché ci danno una marea di impostazioni, quindi vanno anche studiati molto bene per poterli sfruttare nel modo adeguato e capire ovviamente come funzionano. Diciamo anche che però di base l'equalizzatore funziona come tutti gli altri equalizzatori. Brevemente, perché lo scopo del video non è quello di parlare semplicemente dell'equalizzatore o equalizzatore dinamico, andiamo a vedere che abbiamo diverse bande come un classico equalizzatore. Qua sotto abbiamo la possibilità di accendere le singole bande, spostare la frequenza, cliccando qua si aprirà poi questo sottomenu. Vedete già che quante cose ci sono a disposizione, quindi ci sono queste, tutte queste tipologie: band pass, low shelf, high shelf, filtri, peak equalizer. Quando scegliete qualcosa c'è a disposizione tutta questa schermata che vi permette di cambiare ovviamente le solite impostazioni che trovate ovunque, la possibilità di dividere canale sinistro e canale destro o lavorare in stereo o in mono in caso in cui la traccia sia in mono ovviamente, e poi alcune cose interessanti che sono relative all'equalizzatore dinamico. Poi qua sotto trovate le impostazioni veloci, quindi quality factor, gain e dynamic. Se andiamo a vedere qui troviamo appunto dynamic, che fa parte di tutto quello che riguarda la gestione dell'equalizzatore dinamico. Se noi lasciamo su 0.0 non funzionerà l'equalizzatore dinamico. Se andiamo in positivo funzionerà al contrario, ovviamente invece di andare a fare un taglio andrà a aggiungere energia in questa parte di frequenze, al contrario sotto andrà a togliere, quindi a scavare nel momento in cui deve entrare in azione. Di quanto lo decidiamo poi col nostro Dynamics. Faremo poi un video apposito su come funziona effettivamente un equalizzatore dinamico, appunto non è lo scopo di questo video, ma andiamo a vedere un'altra cosa molto bella. Se andiamo qua sotto, multiparameters, si apre ancora di più il nostro menu perché possiamo fare una cosa molto bella. Con questi 16 controlli, anzi forse sono anche di più, sono 64 controlli in realtà, possiamo comandare, come fanno anche altri plugin sempre a pagamento, possiamo comandare come cambiano le loro impostazioni però in tempo reale. Molto più semplice vedere che spiegare. Facciamo clic sull'1, si apre il nostro sottomenu e troviamo l'elenco dei parametri che vogliamo automatizzare. Qual è la differenza? Possiamo automatizzare come sempre in qualsiasi altro plugin tutti i controlli utilizzando un controller MIDI o scrivendo a mano le automazioni, ma in questo caso con un solo controller possiamo fargli disegnare qualcosa di specifico. Ad esempio, parametro, se andiamo sul più possiamo aggiungerlo manualmente o se facciamo il classico learn e andiamo a muovere l'high pass filter, vedete che entra in elenco qua sotto. Andiamo qua, premiamo sempre, è già abilitato learn, e andiamo sul low pass filter, vedete che entra nell'elenco, togliamo il learn. In questo caso andiamo a vedere che abbiamo delle impostazioni differenti in base a quello che selezioniamo qua, low pass e high pass. Andiamo su high pass e gli diciamo qual è
il valore minimo, quindi sarà su off, adesso stiamo facendo un esperimento, il valore massimo sarà ad esempio intorno ai 500, quindi andiamo a 500. Adesso non lo vediamo al massimo perché dobbiamo poi muovere un altro parametro. Il low pass facciamo che il valore massimo sarà off, tutto a destra, il valore minimo sarà a 500. La comodità del plugin, ovviamente, se facciamo doppio clic possiamo anche scriverlo in modo preciso. E adesso vediamo che troviamo le due stanghette del low pass e high pass. Prima non ve l'ho detto, si può utilizzare da qua in alto. Poi ci sono una marea di altre impostazioni come l'auto listen, il sonogramma, la divisione in area. Qua poi faremo un altro video perché merita. Comunque iniziate a scaricarvelo, perché entro il 16 poi non potete più scaricarlo se non pagando. E andiamo a vedere qua. Se noi muoviamo l'1, che è quello su cui abbiamo fatto il learn prima, guardate quello che succede. Posso spostare quest'area di equalizzazione con un solo controllo. Se io adesso sono su Cubase, ma vale anche per altre DAW, sto usando i quick control qui, posso anche con un parametro hardware, con un controller, spostare, adesso non mi vedete ma lo sto facendo con un potenziometro. Interessante, questo può servire ma serve a poco, però vi faccio intanto sentire cosa succede. Vedete che posso far muovere doppiamente il filtro, i due filtri. Io posso fare anche questa cosa. Voglio fare che quando vado a destra col controllo, quindi vado verso il massimo, si stringano tutti e due e al contrario si allarghino. Quindi ne giro uno dei due al contrario. Facciamo che l'high pass lo inverto. Guardate quello che succede. Vado tutto a sinistra. Lo potete anche vedere qua, come quando sto muovendo, siamo 0% e al 100%. Lo faccio col mouse. Molto bello, innanzitutto non abbiamo limitazioni, lo facciamo un po' più elaborato. Ad esempio, prendiamo la banda numero 3 e la banda numero 4. Facciamo questo gioco qua. Lo facciamo con la banda numero 2, così rivediamo come si fa. Facciamo un learn, o appunto lo potete fare poi manualmente andando a scegliere comunque. Facciamo learn, banda numero 3, andiamo ad agire sul gain. Quindi basterà andare a muovere il gain della banda numero 3. Stessa cosa della banda numero 4. Vedete che sono apparse in elenco. Vado a dirgli, vedete che qua come prima abbiamo il valore minimo e il valore massimo. Andiamo, facciamo in modo estremo, da un valore minimo a un massimo possibile, quindi meno 24 più 24. Facciamo la stessa cosa ma lo giriamo al contrario. Cosa succede? Ecco qui. Se uso due controlli, poi tutti questi controlli posso andare a automatizzarli o utilizzare ad esempio un LFO per farli muovere a tempo, tutto quello che voglio fare. Poi posso anche combinarlo con altro esterno al plugin o in base a quello che voglio. Ma non è finita qui, perché tutti questi controlli in realtà hanno altri sottocontrolli. Se andate a vedere qua, poi ci sono altre preferenze che posso modificare, ad esempio la transformation shape, ovvero posso dire, adesso siamo sull'1, vedete che si muove in questo modo. Io volendo posso modificare la curva di movimento,
Questo varierà il modo in cui, quando muovo il parametro, si muove l'automazione. Molto molto interessante. Posso poi, interessantissimo, modificare lo speed. Questo vuol dire che quando io muovo il mio potenziometro o l'automazione, il tutto si muoverà con un certo ritardo, in modo fluido però. Ad esempio, se gli metto, facciamo un ritardo massimo, io adesso sto muovendo tantissimo, rilascio, vedete che si sposta. Se io vado a 0, vedete che piano piano si sposta completamente. Vedete che io ho mosso molto velocemente, lui ci mette un po' di tempo per farlo. Se utilizzo il 2, vedete che non c'è, quindi il tutto è selezionabile controllo per controllo, quindi l'1 potete avercelo in un modo, il 2 in un altro. Posso anche includere, ad esempio, nell'1 degli step, ovvero che va un po' a scatti, facciamo pochi step così vediamo proprio bene il movimento. Facciamo questo, 5, vado a 0, ovvio che qua abbiamo un'infinità di opzioni e cose che possiamo fare davvero infinite, perché se andiamo a giocare con tutti questi controlli possiamo creare delle automazioni comunque che di solito possiamo fare, ma diventa un po' più complicato andare a gestire. Quindi secondo me è una cosa che ho scoperto un po' per caso andando a vedere un po' il sottomenu, e ho visto che effettivamente è una cosa che utilizzerò di sicuro, perché permette di andare a fare delle cose un po' simpatiche. Possiamo automatizzare tutto, quindi se vogliamo fare un altro esperimento sul 3, facciamo un altro esperimento, lo faccio manualmente per vederlo insieme. Ad esempio, equalizzatore 2, la frequenza, vado a vedere la banda numero 2, sono sul terzo controllo, vedete che mi sposto, l'ho scelto manualmente dall'elenco. Poi posso scegliere, oltre alla frequenza, anche il gain, ok, e vedete che mi sposto, quindi guardate che forma interessante va a creare. Se lo vedete un po' scatti perché è colpa del mio controller MIDI, non so come mai ultimamente, sarà quasi ora di cambiarlo, e funziona molto bene. Io adesso sto muovendo il terzo, posso andare a controllare tutto, posso andare poi, voglio, ho dei learn, anche semplicemente il learn di quale controllo sto utilizzando. Posso, cose interessanti, anche utilizzarlo come switch, ad esempio può essere un on e un off. Vedete che posso anche muovermi appunto con un ritardo, come abbiamo fatto prima, vedete, in modo fluido. Poi ci sono tutte queste sottocategorie che bisogna andarseli a studiare. Io ho dato un'occhiata generale per le cose di base. Se vi piace, vi consiglio di andare a vedere tutto perché è molto interessante. Spero che questo video sia stato utile, vi ho dato un po' una panoramica, vi lascio la possibilità ovviamente di sperimentare. Questi sono dei plugin che secondo me vanno capiti, vanno studiati, va visto magari un tutorial, letto il manuale, ma tutte queste impostazioni vanno provate in prima persona. Quindi vi ho dato un po' una panoramica, ma andate a vedere, conoscere tutti i vari menu, perché secondo me per andare a modificare il suono in ambito generale di mix sicuramente è un'arma ottima, ma lo vedo più dedicato a se volete elaborare davvero il suono sugli effetti sonori, molto interessante per andare a creare delle automazioni. Se volete andare a modificare il suono in maniera interessante, creare del movimento, ovviamente potete utilizzarlo in tutti questi casi, da un ambito più semplice e generale a qualcosa di più specifico. Fatemi sapere qua nei commenti se l'avete già scaricato o se avete in mente di scaricarlo. Iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!